siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Rieccoci amici in diretta da Sanremo nella postazione bellissima di Radio Bruno qui all'interno dell'area stile. Siamo con Mahmood, benvenuto. Grazie, grazie mille. Allora, sei stato selezionato nell'area Sanremo, una scuola comunque importante. In quel momento lì ti abbiamo visto molto emozionato. Sì, la sera della Carol Rai, sì, perché è stato un percorso abbastanza comunque combattuto, no? Io avevo visto le iscrizioni su internet quest'estate, ho preso il modulo dove mi sono iscritto. Ho fatto un po' tutto da solo, ho pagato l'iscrizione, ho pagato il treno, ho pagato la casa Airbnb ed è stata proprio un'esperienza molto, molto formativa anche a livello artistico, umano, perché i corsi iniziali ce li hanno tenuti artisti storici come Ivano Fossati, Mauro Pagani, e quindi è stato proprio, cioè, il top del top, ecco. E poi le audizioni, diciamo, sono andate benino. Io mi ricordo ancora la prima audizione che mi avevano chiesto: allora, la canzone ci è piaciuta, però abbiamo una domanda, ma perché è questa stanza blu, ecco? E quindi tutti si chiedevano questa stanza blu, ma in realtà la stanza blu è, cioè, io mi medesimo la stanza in me stesso, capito? Quella stanza alla fine sono io, sono le mie barriere mentali, no? E quindi mi sentivo solo nella mia situazione. Infatti la mia canzone è un brano molto autobiografico che parla del mio percorso sia umano che artistico, ecco. E quel dimentica, più che un messaggio, è un grido, diciamo, uno sfogo personale, perché in realtà dimenticare tutte le difficoltà passate non è mai facile, capito? Quindi, ecco, l'unico messaggio che mi piacerebbe lanciare con questa canzone è che uno, credo, per raggiungere un obiettivo, uno scopo finale, debba lottare sempre, ecco, tutto qua. E questa è la grande forza dei sardi, perché tua mamma è sarda, tuo papà è egiziano, però si sente questa tempra, questa, insomma, della Sardegna. La Sardegna, purtroppo, guarda, prepariamoci, perché tipo oggi o domani arriva proprio l'attacco banda dalla Sardegna, tutte le zie, perché tipo quando erano piccoli, perché mia mamma c'ha tipo 14-13 fratelli, ogni volta sbaglio mi fa il cazziatone appena arriva a casa, però non mi ricordo, ma sono tantissimi, e quindi da piccoli, quando c'era Sanremo, loro, siccome lavoravano presto nelle campagne, andavano a letto tipo alle 5 di pomeriggio, no? Che c'era subito buio. La settimana di Sanremo si mettevano la sveglia alle 9, proprio rebel al massimo, e si svegliavano e andavano in cucina a guardare Sanremo. Quindi quest'anno che c'è il nipote, tutti qua approfittano per vedere appunto Sanremo dal vivo. Come ti stai preparando invece mentalmente a questa avventura? Allora, io ti spiego sta cosa, perché io ogni volta che venivo a Sanremo, sia per andare a Sanremo, concorsi vari, ansia palla proprio, mi venivano addirittura i conati dall'ansia. E invece da 2 giorni che sono abbastanza tranquillo, infatti mi sta spaventando questa cosa. Non faccio neanche incubi che ho fatto settimana scorsa, che mi trovavo tipo sul palco a dimenticare le parole, i classici proprio. E quindi ti dirò, sono abbastanza tranquillo, speriamo che questa tranquillità mi porti fino... È una tranquillità normale, l'ho anche dichiarato Virginia Raffaele, come vivere in terza persona, con, insomma, una sensazione molto quasi indifferente. Ah, se l'ha detto normale. Virginia Raffaele, io approvo al 100%, sì, per forza. Allora, un grossissimo in bocca al lupo e grazie di essere stato con noi. Grazie mille. Saluta, grazie agli amici di Radio Bruno. Ciao a tutti amici di Radio Bruno. Io qua vi saluto Mahmood, il mio brano in gara per Sanremo è Dimentica. Ciao.